Mister Andrea Brica, siamo ad una settimana esatta da quella che sarà la penultima giornata di campionato, quando al Buitoni arriverà una Ducato non ancora salva. Che partita ti aspetti? È una partita molto difficile perché la Ducato si è un po' complicata la salvezza, anche se forse basteranno anche i 5 punti che hanno di vantaggio sulla sest'ultima. Quindi, però perdendo domenica la Ducato in casa con il Massa Martana, quindi non ha una salvezza matematica, verrà a cercare sicuramente di raggiungerla qua al Buitoni. E noi invece dobbiamo cercare di fare più punti possibili in queste due partite per cercare una posizione di classifica più favorevole possibile per i playoff. Com'è andata questa lunga sosta in cui vi sarete allenati, avrete programmato insomma per avvicinarvi al meglio a queste ultime due gare che si giocherà praticamente tutto in 4 giorni? Sì, è una lunga sosta perché tra le due partite sono 18 giorni, quindi sono veramente una lunga sosta, più di quella della sosta di Natale. Quindi dobbiamo essere bravi. Siamo stati molto bravi ad allenarci comunque in continuità, con entusiasmo, siamo allenati molto bene. Dobbiamo essere bravi già da oggi perché manca una settimana ad arrivare a prepararci sempre mentalmente, dare qualcosa in più ogni giorno per arrivare giovedì con la forma, soprattutto mentale, migliore possibile. Allora, grazie Andrea, passiamo il microfono a Valore Gorini, Sì. come li vedi davanti alla telecamera? Ora vediamo, sono proprio curioso di vederli. Ricky, che ne pensi delle partite che ci mancano a finire il campionato, quindi Ducato in casa e Lama, e cosa ti aspetti da queste due partite? Allora, sicuramente saranno due partite fondamentali per il nostro finale di stagione, che sicuramente sia giovedì che domenica contro il Lama ci prepareranno ai playoff. Quindi penso che come squadra faremo due ottime prestazioni per arrivare al massimo ai playoff. E tu invece cosa ti aspetti da queste due partite? Io sono molto molto positivo perché la squadra ci stiamo allenando bene con grande serenità, c'è un grandissimo entusiasmo, per cui quando una squadra giovane come la nostra ha questi requisiti credo che ci sarà solo da far bene. Qui ci hanno dato ora un'infarinatura delle domande, però io vorrei Sì. andare un po' fuori da questo schema. Volevo sapere, Tremo. volevo sapere, dato che sabato siamo andati a festeggiare il tuo addio al celibato, volevo sapere che rapporto hai tu con le bariste anzi, la barista della discoteca che non ti voleva fare il Long Island. Appunto, colgo l'occasione innanzitutto per a questo punto dire che quest'estate, sì, a giugno mi sposerò con mia fidanzata Giulia. Giulia il 22 giugno e sabato siamo andati a festeggiare insieme alla squadra dei miei amici l'addio al celibato, siamo andati a Forte dei Marmi e con la barista diciamo che abbiamo avuto qualcosa da ridire però il rapporto insomma non è stato proprio di più idilliaci diciamo. Comunque è stata una bella serata, siamo divertiti, ringrazio veramente tutti di cuore, compagni e gli amici per questa splendida serata. È andata tutto bene, siamo tornati sani e salvi, quindi ora testa di nuovo al calcio e poi al matrimonio ci penseremo dopo i playoff. Invece allora voglio rispettare la linea guida qui che ci hanno dato, perché il punto 3 mi interessa particolarmente. Ti volevo chiedere come vedi l'eliminazione della Juve contro i ragazzini dell'Ajax, che sono una squadra giovane come noi, però già faranno la semifinale di Champions League. Allora, sicuramente è stata una partita che l'Ajax ha fatto una grandissima partita di ragazzi veramente forti. La Juve purtroppo non è riuscita ad andare in semifinale e non essendo molto contento di com'è andata, però sono contento perché a tutti i tifosi di Milan, Inter, Napoli, Fiorentina e aiutatemi voi, Torino. altre squadre hanno la possibilità di avere una soddisfazione
nella loro vita, nella loro vita calcistica. Vita. Cioè, nel senso, uno che ti fa il Milan, per esempio, cioè, faccio un esempio, no? Qui c'è scritto, ti piace Gattuso. Che soddisfazione può avere? Potrei arrivare in Champions League quest'anno, ma poi... Intanto, Coppa Italia, intanto sono in semifinale di Coppa Italia e proveremo a vincere la Coppa Italia. Cioè, tutti gli anni sperate su una, tra virgolette, disgrazia della Juventus, che tutti gli anni purtroppo accade. Ma me conosci benissimo e sai che tifavo Juve sì. L'altra sera, perché tifo l'italiana in Champions. Ne è finita neanche la partita, che ha mandato subito una foto con la birra, che stappava la birra. C'è un brindisi, ma veramente stavo guardando Un medico in famiglia su Rai 1 e Lele si era sposato, quindi eravamo contenti con mio amico. No, per il Milan ultimamente bisogna accontentarsi un po' sì, di soddisfazioni minori, anche se dovesse arrivare la Coppa Italia sarei contento, perché comunque vorrebbe dire qualificazione in Europa è più un trofeo che non fa mai male. Ti interrompo un secondo, ti voglio fare una domanda che racchiude un po' tutte e due. Vai. La prima è il giocatore più forte con cui hai giocato. Io non lascio stare a me, okay. Gli altri. E qual è il tuo giocatore preferito? Ma allora, il giocatore più forte con cui ho giocato me l'aveva già chiesto Alessio nell'intervista. Avevo scelto due attaccanti che erano Tozzi Borzo e Varricchio. Però poi ripensandoci non posso non dire Manuel Lazzari, che ci ho giocato un anno insieme alla Giacomenze, sono stato anche in casa insieme e adesso insomma forse uno degli esterni italiani più forte in questo momento, e gli auguro il meglio per la carriera, perché è un ragazzo veramente d'oro, umile, e tuttora abbiamo un gruppo, ci sentiamo e spero vivamente che si salvi con la spalla, che poi venga comprato da una grande, magari anche al Milan sarebbe male, così forse scrocco anche qualche biglietto. Giocatore preferito attualmente... Non è un calcio che mi sto quasi sempre più allontanando dal calcio in televisione, perché appunto il Milan non è che mi regala delle grosse soddisfazioni, però il mio calciatore preferito è Maldini e non potrei dire nessun altro. E sono nato e cresciuto con i poster in camera di Paolo Maldini. E per te invece sempre queste due domande, chiaramente anch'io non valgo, perché sennò so, certo, che diresti a me. Direi a te. E allora, il giocatore preferito è Ozil, il giocatore che mi piace vedere più di tutti, che anche se nonostante non fa tanti gol, Ozil è più forte di tutti, è un giocatore che riesce a creare superiorità numerica ogni volta che c'è la palla, quindi mi piace. Se dicessi Birz. No, Birz. Chi? Birz. No? Chi è Birz? Ah, non gioca con noi. No, quello sbabbo che viene. Ah, lui. E il giocatore più forte con cui ho giocato, diciamo che sia stato il centrocampista più forte con cui abbiamo giocato tutti e due, certo, che è Rocco Bartolo, il giocatore più il centrocampista, e l'attaccante che mi è sempre piaciuto più di tutti, anche se l'ho visto poco, Gomez, quello del Gubbio, Verona, bravo, quello lì. E se no dopo i difensori, a parte te, non mi ha visto un difensore in questa categoria. No, anzi, metterei Pazzi. Metterei. E niente, penso che sia finita l'intervista, quindi penso che possiamo salutare tutti. Salutiamo tutti i tifosi del Sansepolcro. E auguriamo buone feste di Pasqua. E ci vediamo per queste ultime due partite e poi per i playoff. Vi aspettiamo numerosi per i playoff allo stadio. Grazie, ciao.